Fantavolando.it presenta La Fata della Gentilezza. La Fata della Gentilezza ha un giardino davvero fantastico. La fata coltiva rose, gigli, tulipani, mughetti, violette e tanti altri bellissimi fiori. Li annaffia con cura ogni giorno e accarezza delicatamente le corolle per far diventare i colori dei petali ancora più belli. Nel giardino della Fata della Gentilezza c'è sempre un delicato profumo di primavera. Tutti i folletti del Regno Incantato vengono ad ammirare il suo giardino. «Per favore, ci puoi far vedere i tuoi fiori?» chiedono i piccoli folletti. «Ma certo, venite pure nel mio giardino. Vi preparerò anche una ghirlanda di margherite da portare a casa», risponde la fata, che è sempre gentile e generosa con tutti. «Grazie!» esclamano in coro i folletti abbracciandola. Ultimamente però la fata è molto preoccupata perché nel suo giardino non sbocciano più i fiori. Dovete sapere che i fiori del giardino incantato possono sbocciare solo quando qualcuno dice una parola gentile. Che cosa sta succedendo? Forse le persone si sono dimenticate di essere gentili, pensa la fata guardando le sue aiuole ormai senza più fiori. La fata è davvero molto triste per quello che sta succedendo. Ha proprio bisogno del nostro aiuto. Ricordiamoci di dire sempre le parole gentili e il giardino della fata ritornerà più bello di prima. E tu che parole gentili conosci? Se vuoi colorare la fata della gentilezza, trovi il disegno nel post La Fata della Gentilezza di fantavolando.it.